Guardate che pessimo esempio, proprio pochi minuti fa Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, ha dato alla città. Via Pupino, angolo Corso Umberto, il sindaco è entrato nella banca BCC San Marzano di San Giuseppe, è stato 20 minuti e ha avuto la spudoratezza di lasciare la sua macchina privata in sosta vietata davanti al Battaglini, alla scuola Battaglini, per una ventina di minuti. Un pessimo esempio per la città, davvero pessimo. Guardate e giudicate voi. Non voglio esagerare, ma il pensiero, il ragionamento che fa il cittadino è il seguente: se si comporta in maniera tutt'altro che civile il sindaco di Taranto, figuriamoci cosa possiamo fare noi, no? Si ingenera così questo ragionamento: se lo fa lui, se si comporta così il primo cittadino, se si sente libero e padrone di lasciare la macchina in doppia fila, fare i comodacci propri, allontanarsi per 20 minuti, lo possiamo fare anche noi, semplici cittadini. Questo è il cortocircuito, il pericolosissimo ragionamento che appunto si innesca. Meditate, tarantini, meditate. Questo è Rinaldo Melucci e i vigili urbani avrebbero dovuto sanzionarlo. Fortuna sua che evidentemente non sono passati da queste parti. Ma domanda, gli avrebbero elevato una sanzione?